Raga, sempre qui in divisa, in tutor, ormai l'estate la passo quasi tutta qui. Così bisogna lavorare, bisogna produrre, però io ho due passioni, la cucina e il calcio, quindi si portano avanti, vedete? Che questo bello, questo bel cappello, ragazzi, sembro una padella rigirata, sembro. Ufficiale, Lecco e Regina ad oggi escluse dalla Serie B 2023-2024. È un po' clamoroso, è un po' clamoroso secondo me, perché poi pensavo che si riuscisse a risolvere queste problematiche. Il problema stadio per il Lecco, pensavo che in qualche modo si poteva trovare una soluzione. Dico, ora una ristrutturazione, un adeguamento immediato sarebbe stato onestamente difficile, ma anche poter andare a giocare dall'altra parte vicino, pensavo che sarebbe stato possibile, ad oggi non lo è. Invece la Regina, ragazzi, è stata proprio esclusa per quel discorso dei pagamenti, dei mancati pagamenti. Cioè, queste sono due notizie clamorose, e però ad oggi ufficiali, quindi vediamo un po'. Mi sembra qualche giorno per poter presentare il ricorso, e ad oggi, sempre 1º luglio, sono riammesse nella Serie B 2023-2024 Brescia e Perugia, la perdente dei playout e poi la terzultima classificata. Onestamente, se io fossi tifoso della Regina o del Perugia, del Brescia o del Perugia, sarei contento, ma anche un pelino preoccupato, perché poi te stai programmando la stagione in Serie C, ti ritrovi in Serie B e c'è un abisso a livello economico, c'è un abisso a livello del discorso di calciomercato. È difficile riprogrammare tutte le situazioni. E stessa cosa difficile per Regina e per Lecco, e mi dispiace molto, perché a livello sportivo, insomma, due società che meritano in campo di giocare, ecco, in una determinata categoria, se la vedono tolta anche per giocatori, per allenatore, non è facile. Non è facile perché poi non so problemi di pesi da loro, quindi anche difficile lavorare in queste situazioni, ragazzi. Insomma, vi dico la sincera verità. Difficile, però ad oggi la notizia, insomma, è questa. Ditemi la vostra, cosa ne pensate? Like, iscrivetevi al canale di Burchiano, lo YouTube, il social, Maremma, no? Che ora è qui Maremma, ragazzi. Maremma cane, tocca lavorare. Tocca lavorare. C'è poco da fare. E la tocca lavorare, ragazzi. È così.